presto, accorrete su, sbrigatevi dai, un altro episodio sta iniziando oramai. Ecco Toc e Vicky con i loro amici giocano e si mettono nei guai. Ecco Toc e Vicky con i loro amici non si stanno fermi mai. Vivono nel bosco tutti insieme però sono diversi e c'è chi va d'accordo e chi no. Ecco Toc e Vicky con i loro amici giocano e si mettono nei guai. Ecco Toc e Vicky con i loro amici non si stanno fermi mai. Accorrete su, sbrigatevi dai, un altro episodio sta iniziando oramai. E tra un gioco e l'altro il rischio è grosso perché sempre in agguato un pericolo c'è. Ecco Toc e Vicky con i loro amici giocano e si mettono nei guai. Ecco Toc e Vicky con i loro amici non si stanno fermi, non si stanno fermi, non si stanno fermi. Ehi, Room, sto per cominciare a raccontare la storia, mi senti? Ti sento, ti sento! Tu comincia pure a raccontare, che io intanto so peso il mio oro. Dai un'occhiata qua, guarda quante belle luccicanti pepite d'oro. Le ho trovate sulla riva del fiume, ce ne sono a mucchi, basta solo raccoglierle. Avanti, racconta la storia di oggi, che a me non importa. Non ti interromperò, perché nel frattempo continuerò a raccogliere oro. Ci picchia quanto oro, io non intendo davvero rimanere qui a fare il bravo e raccontare una stupida storia. Room, oggi tocca a te il ruolo del narratore, ciao! Vai, vai! Quando si tratta di arricchirsi tutti perdono la testa. E fu esattamente quello che accadde a Toc e Vicky in questa avventura. Un giorno stavano passeggiando tranquilli nel bosco quando... Che splendida giornata! Possibile che non sai fare altro che piangere, Kimbo? Salve! Salve! Ha smesso finalmente! Oh no! Che ti è successo, Kimbo? Perché stai piangendo? Su, coraggio, diccelo! Hai ricevuto qualche brutta notizia? Ti è morto un parente a cui eri molto affezionato? No, è che mi manca terribilmente il mio paese d'origine. Ecco perché sono sempre così triste. Il tuo paese d'origine? Sì, io provengo dall'Australia, come tutti i koala. Allora, Kimbo, se fossi lì saresti sicuramente allegra tutta la nazione. Ma scusa, se ne senti così tanto la mancanza, perché non vai a fare una bella vacanza in Australia? Perché il viaggio costa un sacco di soldi, io non li ho perché sono povero. Allegria, allegria! I poveri si divertono molto di più dei ricchi. Tu, Felice, sei sempre così divertente. Non puoi fare qualcosa per far ridere Kimbo? Certo. Che ne dite di fare una colletta per comprargli un biglietto aereo? È inutile, Vicky, fra tutti noi non riusciremo a mettere insieme neanche i soldi per un biglietto del tram. Deve esserci un modo per racimolare i soldi. Non vi preoccupate, ci vado a piedi. E questa che cos'è? È la mappa di un tesoro, guarda, c'è l'emblema dei pirati. A tavola, ragazzi, il pranzo è pronto. Queste sono delle pietre, ma... Hai sempre voglia di scherzare, ma... Non è affatto uno scherzo. Finché non catturerete un orso, non mangerete nient'altro. Sono stata abbastanza chiara, cialtroni? Ma se non mangiamo, ci mancano le energie per andare a caccia, Allora mangerete le pietre, che contengono tanti minerali, perché finché non avremo pelli di orso da vendere, non ci saranno soldi per fare la spesa. Ma sono molto indigeste. Come faccio, ma... Su, su, è molto facile. Quanta idiota. Forza, andiamo a caccia. Un momento. Ma è incredibile, questo sciocco sarebbe capace di mangiarsi qualsiasi cosa. Ma i cacciatori non erano gli unici ad avere problemi di alimentazione. Non molto lontano da lì, nella grotta dei folletti. Ho una fame che mangerei un camion con rimorchio. Ma che attrezzo, fame, perché non mangiare immondizia come Arnese? Perché non abbiamo più immondizia commestibile. Non è vero avere molta immondizia. Volere che Arnese ti lasciare un pochino di sua immondizia. No, credi che abbia uno stomaco di struzzo come il tuo?
Guarda che quel televisore funzionava ancora. Non ce la faccio più, dobbiamo andare a caccia di qualche bestiolina da mangiare. Ah sì, sono d'accordo con te. Allora andiamo nel bosco a vedere cosa riusciamo a trovare. Ho una fame da lupi. Non mi hai fatto mangiare il dolce. Non c'era il dolce. Invece sì, c'era. Pietre fritte con lo zucchero non è un dolce. Guarda là! Aspetta, ho detto guarda là, non ho detto spara là. Non sparare finché non avremo visto la preda, capito? La preda? Ma non dobbiamo catturare un orso? La nostra preda è l'orso, idiota! Laggiù si sentono delle voci, ascolta! Non c'è dubbio, questa è la mappa del tesoro. Avviciniamoci, ma senza far rumore, mi raccomando! Allora andiamo a cercarlo. Sì, finalmente Kimbo avrà i soldi per andare in Australia. Ci sarà sicuramente qualcosa che andrà storto. Per mille orsetti, perché in ogni circostanza devi essere sempre pessimista? Perché di solito risulta che ho ragione. Beh, stavolta risulterà che hai torto. Vedo già che ho ragione. Ah! È quella la mappa del tesoro? Dammela immediatamente e senza fare discussioni. Ehi, ehi, un momento, ce l'avete il permesso per usare quel fucile? Certo che ce l'abbiamo, ce lo siamo dato noi. Questo fucile è nostro. Ah sì, e avete anche il porto d'armi? Perché se non lo avete non potete usarlo. È ovvio che abbiamo il porto d'armi. Faglielo vedere, Augusto. Reggi qua. Chissà dove l'avrò messo. Sei proprio un idiota. Ti rendi conto che hai dato il fucile alla ragazzina? E se ti spara? Chissà che male, poverino. Tiratemi fuori di qui! Ti voglio alzare una buona volta! Non posso, non vedi che sono morto? Quella è soltanto passata di pomodoro fresco, tonto che non sei altro! Che strano, il mio sangue ha l'odore del pomodoro fresco! Comincio a credere che sia impossibile essere più idioti di lui! Nel frattempo, in un'altra parte del bosco, anche i folletti stavano andando a caccia. Silenzio, sta arrivando qualcuno. Presto, nascondiamoci. È molto lontano da qui quel tesoro. Ah, non so che dire, la mappa è molto vecchia e io non sono in grado di capirla appieno. Lo sapevo, non troveremo mai quel tesoro. Sì che lo troveremo, però avrei bisogno di consultare qualche libro di storia. Allora andiamo a casa mia, i miei genitori ne hanno un sacco di libri di storia. Fate con comodo, nel frattempo Kimbo e io andremo in giro a cercare un piccone e una pala per dissotterrare il tesoro. Va bene, ma non dite a nessuno della mappa. Ci incontreremo alla locanda, chi arriva prima aspetta gli altri. D'accordo, a più tardi alla locanda allora, buon lavoro e arrivederci. Avete sentito anche voi, vero? Hanno la mappa di un tesoro. Nella mappa di un tesoro essere mangiabile attrezzo. Dobbiamo assolutamente avere quella mappa, il tesoro sarà nostro. Vediamo, credo di averlo messo qui. Ah, eccolo qua. Questo libro narra le vecchie leggende del bosco in cui viviamo e se non ricordo male ce n'è una che parla di un tesoro. Eccola, il tesoro del pirata Barbarossa. La leggenda dice che Barbarossa era un... Ciao Lisa, ciao Toc, ciao Vicky, come va? Sapete cosa disse l'uomo lupo all'uomo invisibile? Ehi là, era un sacco di tempo che non ti vedevo. Questa fa ridere soltanto te. Bob e i piccoli hanno trovato la mappa del tesoro del pirata Barbarossa. È impossibile, la storia del tesoro sotterrato dal corsaro Barbarossa è una leggenda. No, è vera, diglielo anche tu, mamma. La mappa sembra autentica, però. Non sembra, è autentica. Sono sicuro che si tratta di una mediocre falsificazione fatta da qualche truffatore. Comunque, il pirata Barbarossa è esistito. Dammi questo libro, è meglio che non lo leggiate se poi dovete credere a tutto quello che c'è scritto. Adesso la mappa del tesoro è nostra. Quando gli daremo la notizia? Credi che tuo padre abbia ragione? Non lo so, ma non l'avevo mai visto così serio. Un tesoro, amici! Abbiamo trovato la mappa di un tesoro! Cosa? Un tesoro sotterrato in questo bosco? Io non ci credo. Ci crederai quando lo tireremo fuori e te lo faremo vedere. Fino ad allora non ci crederò. Un tesoro in questo bosco. Invece io ci credo. È così emozionante avere un tesoro nel nostro bosco. Questa è una notizia da festeggiare, miei cari amigos. Facciamo un brindisi, offre la casa. E se ci fosse davvero quel tesoro? Non dire stupidaggini, com'è possibile? È solo una leggenda. Io non escluderei che ci sia davvero.
E invece certo che c'è, Kimbo e io lo tireremo fuori per tutti quanti voi. Bevete, amigos! Avrei preferito incontrare un principe. Io sono un principe. Adesso tesoro sei proprio la mia anima gemella. Qui qualcosa non ha funzionato. Come no? Ora sei bellissima. L'hai detto. Ciao Vicky, ciao Toc, venite a festeggiare. Ci eravamo raccomandati di non dirlo a nessuno, Felice. Io l'ho detto, ma non vi ho dato ascolto. Comunque abbiamo chiuso col tesoro, mio padre non vuole che andiamo a cercarlo. E adesso cosa dirai a tutti quelli che sono qui? Dirò, perché non vuole? Dice che il tesoro è solo una leggenda. Ma noi abbiamo la mappa! Io l'avevo immaginato! Quella mappa è falsa! Era impossibile che ci fosse capitata una simile fortuna! È meglio dimenticare tutta la faccenda! Io vado per continuare a cercare! A quale scopo? Per sapere se quel tesoro esiste o no! D'accordo, avete la mappa? No, non ce l'abbiamo! L'ha presa mio padre, quindi è meglio metterci una pietra sopra! Sia ben chiaro che io non ho nessuna intenzione di arrendermi! Ci deve rimanere per forza qualche alternativa! Rassegnati, Vicky! Senza mappa non possiamo fare assolutamente niente! Giusto, a me non piace essere pessimista, ma stavolta devo dire che Kimbo ha ragione. Abbiamo bisogno dei soldi per il viaggio di Kimbo in Australia. No, lo so che non potrò mai tornare in Australia. A meno che non ci dia una mano qualcuno. Nifu e Nifa. Che idea geniale, Vicky! Loro possono aiutarci di sicuro. Nel frattempo i folletti stavano cercando di decifrare la mappa, anche se con scarso successo. Io qui non ci capisco niente, hai trovato qualcosa? Ah sì, tante parole, ma non so cosa significhino. Da qua. Buono! Beh, adesso! Vieni! Attrezzo voleva portare la mappa al dottor Uomo per farsela decifrare. Ma vediamo cosa fanno nel frattempo i nostri amici. Quindi siete fermamente decisi a trovare il tesoro del pirata Barbarossa. Pensavamo che a voi con i vostri poteri non sarà difficile localizzarlo. Certo, scoprire dei tesori sotterrati è facile, non ci vuole tanta magia. Sono sicuro che lo dice per consolarmi. No, trovare il tesoro sarà davvero un gioco da ragazzi. Ah sì? E allora scusatemi, perché non l'avete cercato prima? A che pro? Noi non ne abbiamo assolutamente bisogno. Ehi, sono impazziti, che cosa stanno facendo? Si stanno concentrando. Intanto i folletti sono arrivati al castello del dottor Uovo. E là? Ecco qua. Ha capito dove sta il tesoro? Certo, senza il minimo dubbio. Magnifico, meraviglioso. Allora andiamo subito a prenderlo. Un momento, non c'è nessuna fretta, visto che siete qui, perché non vi fermate per la cena? Ho detto cena, vero? Sì, mangia. Pappa. Buon appetito. Hai camminato tanto in vita mia. Andremo a piedi in Australia. Alt. Sento delle vibrazioni. Qui. Sì. Yuhu, evviva, il tesoro sarà nostro. Potrò finalmente andare in Australia. Lasciamoli scavare. Quando avranno dissotterrato il tesoro ce lo porteremo via. Stupendo, ma tu credi che ce lo daranno? Non ce lo daranno, ce lo prenderemo da soli. Quindi commetteremo un furto? Ma una semplice rapina a mano armata. In tal caso mi sento più tranquillo. Nel frattempo, al castello del dottor Uovo... Eh? È incredibile, questo sarebbe capace di mangiarsi una portaerei. Guarda che pancione, può essere utile. Ehi, venite su, non c'è tempo da perdere, dobbiamo andare. È inutile, qua sotto non c'è niente. Accidenti, Tegliella, un corso d'acqua sotterraneo. Aiuto, è divertentissimo. Cos'è, oro liquido? Vuoi stare zitto una buona volta? Fateci scendere. Avete fatto piano. Proviamo più in là. Ehi, aspettate. Dobbiamo trovare quel traditore del dottor Uovo. Mi hai tolto le parole di bocca, ci deve ancora una cena. Arnese è già cenato. Che è successo qui? Come mai tutto questo fango? Sono completamente sfinita. Abbiamo scavato un'infinità di buche senza aver trovato ancora niente, uffa. Credo che Nipu e Nifa stiano perdendo i loro poteri. Credi? Io ne sono sicura.
aperto di nuovo il rubinetto. Dobbiamo trovare quel tesoro al più presto possibile. Ma è tutto tempo sprecato. Io vi lascio. Arrivederci. E adesso cosa gli hai preso a Toc? Sei stancato? Ci siamo, ne sono sicuro. È qua sotto, lo sento. Ah, sì, sì, è qui. Non c'era un altro falso allarme? No, di là. Là. Che strazzo, di nuovo a scavare? È certamente qui. Sì, è molto vicino. Stavolta non possiamo esserci sbagliati. Andiamo, seguiteci. Yuhu! Visto? Siamo già arrivati, è qui. Sì, è esattamente qua sotto. Davvero? Scavate belli su. Forza, Kimbo, al lavoro. Noi andiamo. Ciao. Arrivederci. Coraggio, questa sarà l'ultima buca. Speriamo. Stupendo, questi mocciosi mi fanno il lavoro pesante. Appena lo trovano, glielo prendiamo. Lo scrigno del tesoro. Finalmente. Meno male, era ora. È arrivato il momento, Augusto, andiamo. Bene, siamo qui. È arrivato il momento di entrare in scena. Mani in alto! Grazie per averci dissotterrato il tesoro. E adesso, Sho, sparite immediatamente se non volete passare dei guai. Prendi quello scrigno, Augusto. Non avete nessun diritto, quel tesoro è nostro. Tanta fatica per niente, siamo rimasti con un pugno di mosche in mano. Apriamolo. Buona idea, tieni il fucile mentre lo faccio. E se qualcuno tenta di avvicinarsi allo scrigno, spara. A chiunque si avvicini? Sì, Augusto, a chiunque si avvicini allo scrigno. Va bene, d'accordo, ho capito. Allora, vediamo un po' che cosa c'è qua dentro. Ma che fai? Non a me, idiota! Bravo, allegria, bel colpo! Avevi detto di sparare a chiunque si fosse avvicinato e tu... Problema risolto, loro l'hanno creato, loro l'hanno risolto. Avete trovato il tesoro. Torni giusto in tempo per aprire lo scrigno. Pronti, via. E se dentro non ci fosse niente? Kimbo fu assalito da una tale angoscia che dovettero stare per ore a consolarlo. Poi finalmente... Fermi tutti. Allontanatevi dallo scrigno. Hanno preso Doc. Lasciate immediatamente il nostro amico. Ti hanno fatto male i folletti. Ancora no, ma se non ci consegnate subito lo scrigno ce lo mangeremo vivo. Io cominciare, va. Chiudi quella boccaccia. Ancora no, tonto, ancora no, no. Fate qualcosa alla svelta, amici, o diventerò la loro merendina. Va bene, lo scrigno è vostro, lasciatelo. Avete sentito? Mettetemi giù. Tutta quella fatica per niente. Per niente non direi, è proprio grazie al vostro lavoro che saremo milionari. Adesso, tanto per cominciare, voglio dare un'occhiatina al nostro tesoro. Vorrei che lo perdessi o ti andassi di traverso. Di certo quello scrigno deve contenere molto oro. Cosa pensate di farvene? Dopo si vedrà, ora so solo che mi comprerò dei film sugli zombie, tutti quanti. Sì, solo a te, i tuoi amici ti hanno aiutato, non lo dividerai con loro. È chiaro che a loro non darà niente. Si vuole tenere il tesoro tutto per sé. Beh, francamente sì, perché negarlo? No. Non siete d'accordo? Allora... Hai uno sistemato, con quest'altro devo essere più sbrigativo. Apri la boccuccia, ti ci metto una cosa buona. Vuoi la guerra? Non mi restava che metterli l'uno contro l'altro. Ero sicura che essendo così stupidi ci sarebbero caduti in pieno. Vogliamo aprire finalmente questo scrigno per vedere cosa c'è? Sì, togliamoci la curiosità. Adesso tocca a me, fermi dove siete. Sarà peggio per lei. Accidenti, ci mancava lui. Non le faccio del male, la prego. Ho il tesoro o i suoi capelli, allora? Il tesoro. Fermo, vogliamo fare un patto? Io ho già detto il tesoro. Prenda quello che vuole, ma lasci stare Vicky. Affare fatto, datemi la vostra parola d'onore. Sì, giuro in giurello. Non dategli ascolto. Parola d'onore. Mi basta, tutti gli stolti mantengono la parola data. Vediamo. Ah.
È questo il tesoro? Doveva essere proprio un gran burlone quel pirata Barbarossa. Di quelli che piacciono a me. Allegria! Intanto a cercare il tesoro, guardate che cosa abbiamo trovato. Quella sera Toc e Vicky raccontarono l'accaduto a Bob, che si fece anche lui un sacco di risate. Che cosa vi avevo detto? Il brutto è che adesso ci tocca ricoprire le buche che abbiamo fatto. Non vi preoccupate, vi darò una mano io. Bisogna mantenere il bosco in buono stato. Avevi ragione tu, papà, era una leggenda. Sì, è vero, non esiste nessun tesoro. Vi sbagliate, un tesoro esiste davvero, invece. Che cosa esiste davvero? Sì, il pirata Barbarossa nascose veramente il suo tesoro nel bosco. Ah sì, e dove si trova adesso? Dove si trova? Si trova proprio qui, in questa casa. Ah sì, in questa casa, e dove? E adesso dove vai, papà? Diccelo, siamo curiosi. A due passi da voi. Perché non me ne hai mai parlato in questi anni, Bob? Era un segreto, è qui da quando lo trovò mio nonno. Ah, Cipicchia, che meraviglia! E pensare che ci ho sempre camminato sopra. Ehi, ma chi ha sepolto l'altro scrigno, tuo nonno? No, lo stesso pirata Barbarossa seppellì quello scrigno per sviare le ricerche. E adesso cosa ci facciamo col tesoro, papà? Lo dividiamo con gli amici? No, lo lasciamo dove si trova, rispettando l'ultima volontà di mio nonno. Sì, ma perché? Per non risvegliare l'avidità della gente. Caspita, che furbacchione il mio bisnonno. Era un orso molto saggio. Va bene, papà, come vuoi, ci scorderemo che qua sotto c'è un tesoro. Ma non sarà necessario, aspettate un momento, quasi quasi io ne prendo un po'. Perché hai preso quelle monete d'oro, papà? A cosa ci servono? A pagare il viaggio in Australia a Kimbo. Oh, che bel pensiero, ne sarà felice. Non voglio andare in Australia. Cosa? Perché voi che siete i miei migliori amici vivete qui e là mi manchereste molto. Yeah. Allegria, allegria. Sapete perché il nonno di Bob tenne nascosto il ritrovamento del tesoro? Perché l'oro rende avida la gente e anche i gufi. Vedi, ho raccolto un sacco di pepite più grandi delle tue. Ah sì? Non c'è proprio niente da ridere, sono più ricco di te. Ah, che risate, sacco di patate. Non riesco a capire cosa lo faccia ridere tanto. L'oro è una cosa molto seria. E questo sicuramente è oro. Oro puro della migliore qualità. Ah no, un momento. Qui c'è qualcosa che non va. Quest'oro stinge. Certo che c'è qualcosa che non va. Non si è ancora asciugato bene. Ah, quindi mi hai ingannato, brutto cattivo. Toh, prendi l'oro, è tutto tuo. Beh, in fin dei conti mi consola il fatto che posso presentare io il prossimo episodio. In questa avventura conosceremo la regina delle nuvole che va a fare un giro nella grotta dei folletti che la rapiscono. Sfruttando il fatto che la regina, essendo loro prigioniera, non può far piovere, i folletti incendiano il bosco per poter dare tranquillamente la caccia agli animaletti. Fortunatamente Prezzemolo, il pipistrello, se ne accorge e avvisa i nostri amici che vanno subito a cercare di liberare la regina. Ma per loro non sarà facile portare a termine l'impresa. La zona del bosco, controllata dai folletti, è disseminata di trappole e Kimbo finirà in una di queste. Riusciranno i nostri amici a liberare la regina e a spegnere in tempo l'incendio? Non perdete la prossima puntata e lo saprete!